Il mio lavoro e il mio servizio si occupa al 100% di dare agli altri ciò che per me in primis ha funzionato, ciò che su di me in primis ha dato dei risultati. Ciao a tutti, namaste, qui Deborah Opicelli. Proprio per questo, diverso tempo fa, abbiamo deciso di creare il progetto Bootcamp, di cui vi parlerò adesso in questo video e vi parlerò anche di tutte le trasformazioni che sono avvenute e che verranno strada facendo. Partiamo dal principio. Nel 2015, quello che è stato uno dei miei più grandi maestri, che è Daniele Penna, mi ha detto la frase magica: "Vieni in Thailandia con me". E ai tempi io non ero mai uscita dall'Europa. Avevo un bambino piccolo, ero ancora piena di condizionamenti, anche se avevo già iniziato a fare un lavoro su di me. Ma quella chiamata mi ha smosso qualcosa e decisi di andare. Quella decisione è stata una delle decisioni più importanti della mia vita e quell'esperienza è stata una delle esperienze che maggiormente ha cambiato la mia vita. Feci 3 mesi in Thailandia. 3 mesi di formazione, di full immersion, di lavoro su di me, e questi 3 mesi erano suddivisi nel lavoro su di te e nel imparare a diventare un coach. Quindi, strada facendo, levando gli strati, iniziavi ad assorbire anche gli strumenti per aiutare gli altri. Da lì sono diventata assistente del mio maestro. Ho iniziato ad assisterlo in varie parti del mondo, siamo stati in Egitto, abbiamo fatto dei bootcamp in Italia e così via, fino a poi comprendere che era qui che sentivo casa. E quindi, mentre nei primi anni facevo un po' avanti e indietro, Italia, Europa, Thailandia e così via, ad un certo punto ho compreso che era qui che volevo rimanere. E quindi poi non sono stati più 4 mesi, 3 mesi di vai e vieni, ma è diventata la mia casa. Nel 2017, quindi 2 anni dopo il mio primo bootcamp da allieva, decisi di creare il mio primo bootcamp da coach. E quindi erano venute qua un gruppetto di persone provenienti dall'Italia che avevano già fatto lavoro su di sé con me. E avevano fatto 1 mese di formazione, di lavoro su di sé qui. Abbiamo ripetuto la cosa per diversi bootcamp, per diversi incontri. Poi c'è stata la chiusura, come sappiamo, degli spostamenti. Ora non stiamo a nominalizzare le cose che sono successe, capite? E di conseguenza, per un tot di tempo, non essendoci la possibilità di viaggiare, avevamo sospeso il discorso bootcamp, facendo soltanto il lavoro online, che comunque a prescindere specifico che è il nostro principale servizio, nel senso che noi lavoriamo all'80% online e al 20% dal vivo. Che cosa è successo poi? Che nel momento in cui si sono sbloccate le cose, abbiamo riaperto la possibilità per quanto riguarda il venire qui, il fare il bootcamp, e sono tornate nuove persone, ormai da un anno e mezzo che vanno e vengono delle persone che vengono qua, fanno formazione e così via. Il bootcamp in sé, che cos'era? Riassunto brevissimo, e parlo al passato perché, ripeto, in questo video voglio condividere la trasformazione che è avvenuta e che sta avvenendo. Il bootcamp era un ritiro di 1 mese dove la persona che magari noi non conoscevamo, cosa che ora cambierà, veniva qua, faceva 1 mese di formazione e se voleva aveva la possibilità di fermarsi con il nostro supporto, quindi l'aiutavamo concretamente ad avere l'opportunità di trasferirsi. Il punto è che cosa è successo? Che le persone non venivano qua veramente con la voglia di lavorare su di loro, con la voglia di formarsi e di fare questo ritiro, ma venivano con l'intento di fuggire dalla situazione di cacca in cui erano. E che cosa succede? Visto che l'interno è strettamente collegato all'esterno, che se io sono pieno di cacca,
e mi sposto di luogo, mi porto la mia cacca dietro, se non lavoro su di me. Perché qui sull'isola ho avuto modo di conoscere tante persone che magari sono venute qua con i loro traumi, le loro dinamiche e così via, io per prima, e lavorando incessantemente con il focus al 100% su di me, ho avuto una trasmutazione, una trasformazione enorme. Perché quest'isola ti dà l'accelerata. Il punto è che ti dà l'accelerata a prescindere, dipende come in base a ciò che fai. Cioè, se tu vieni qua con l'intento davvero di lavorare su di te, l'accelerata è quella di rimuovere i blocchi, di rimuovere i traumi, di rimuovere le ferite in maniera estremamente veloce. Ma se tu vieni qua con l'intento di scappare da qualcosa, quel qualcosa che ti sta rincorrendo ti correrà ancora più veloce vicino qui. Siamo in un'isola fondata sul quarzo. È un'isola con una vibrazione potentissima e molte, moltissime persone che vivono qui sono anime risvegliate. C'è una community proprio di persone risvegliate che vivono qui e quindi la vibrazione dell'isola è davvero potente, davvero elevata. Di conseguenza, nel momento in cui scegli di venire qui, l'isola la pensa un po' come noi, o ti elevi o te levi. Cioè, l'accelerata è talmente forte che o sali oppure non reggi la vibrazione. E infatti, guarda un po', tutte le persone che nel corso di quest'ultimo anno sono venute qua con l'intento iniziale di fermarsi, sono di nuovo in Italia, nelle loro dinamiche, nei loro schemi, probabilmente. E alcune lo sappiamo per certo, peggio di prima. L'unica persona che ha davvero trasformato la sua vita, ottenuto dei suoi risultati e infatti adesso sta facendo un percorso per diventare coach con noi è Azzurra, di cui troverete la testimonianza sul mio canale YouTube. Se andate sul mio canale YouTube e scrivete testimonianza di Azzurra, la trovate. Azzurra è una ragazza, una donna che è venuta a fare formazione qui, che si è messa in gioco al 100% e che soprattutto aveva già lavorato su di lei prima. Cioè lei aveva già fatto un anno di formazione di accademia insieme a noi, aveva già fatto delle coaching private insieme a noi, aveva già smosso tanta roba. Quindi quando è venuta qui, fondamentalmente si è data un regalo e noi abbiamo dato lei un regalo, il regalo del vivere questa esperienza ed era pronta a viverla. E questo essere pronta e questo suo affidarsi, affidarsi all'isola, affidarsi alle guide, le ha permesso di fare dei salti enormi che tutt'oggi le stanno cambiando la vita. Ed è stata l'unica persona, perché è stata l'unica persona che aveva già lavorato su di sé con noi prima ed è stata l'unica persona che si è affidata davvero. Nel corso del tempo ci siamo chiesti come mai avevamo attratto quelle altre persone e poi venendo in Italia adesso di recente abbiamo capito che non è che ci siamo attratti delle persone strane. Ci siamo attratte l'italiano medio, cioè ci siamo attratte le classiche persone che vedi in giro in Italia e che non si fidano di niente di nessuno, che danno di matto per un piccolo motivo, che non hanno voglia di guardarsi dentro, che hanno mille dipendenze, dipendenze da droghe, da sesso, da psicofarmaci e così via. Quindi fondamentalmente, a parte Azzurra, è arrivato qua l'italiano medio, che poi se n'è andato con più dinamiche di prima, perché ovviamente l'isola ti dà un'accelerata. E quando noi lo diciamo alle persone prima che arrivino qua, guarda che quest'isola ti dà un'accelerata, oh che bello, non vedo l'ora. Sì, certo. Cioè, il darti l'accelerata non vuol dire che vieni qua e ti si accelera l'arrivo dell'abbondanza, ti si accelera l'essere libero. Quello avviene strada facendo se ti metti in gioco e levi tutta la cacca che hai dentro. Se tu non levi tutta la cacca che hai dentro, l'accelerata è proprio su quello.
E quindi se vieni qua con una ferita da tradimento, qui ti attrarrai tutti i tradimenti possibili. Se vieni qua che hai delle dinamiche, delle credenze sui soldi e non ci lavori, tu perderai un sacco di soldi qui. Tutto sta nel lavoro che fai su di te. Ovvio che se vieni qua propenso a metterti in gioco e a lavorare su di te, ad affidarti a una guida, iniziano ad arrivarti dei segnali. Ci si lavora e tutto si trasforma, ovviamente. Ma le persone che sono venute qua, che magari non volevano fare le coaching di gruppo, volevano farle solo individuali perché si sentivano speciali, classico pensiero di italiano medio, oppure non venivano direttamente a fare le sessioni perché avevano mille scuse e non le facevano. Altra caratteristica dell'italiano medio. Che cosa succedeva? Che l'isola con la sua vibrazione comunque stava aiutando nell'evoluzione, allora magari cadi col motorino, perdi soldi, percepisci truffe e fregature da tutte le parti. E tutto è in base a ciò che ti serve per evolvere. L'anima non ti dà niente contro di te, ma ti dà tutto ciò che ti serve per evolvere. Quindi, se tu devi vederti le tue ferite di abbandono, qui starai da solo. È molto semplice. Se tu devi vedere le tue ferite da rifiuto e non ci lavori e non sei pronto ad accogliere il tuo rifiuto, il tuo sentire il rifiuto, qui sarai rifiutato da tutti. È un po' quello che accade nella vita classica. Ma invece di accadere, per dire, nel giro di un anno, qua accade in 2 giorni o accade in un mese. E tutto è estremamente accelerato. E se tu lo cogli e ne trai insegnamento, come ho fatto io, come ha fatto Azzurra, come hanno fatto diverse persone che hanno fatto il bootcamp con me, quando l'ho fatto io nel 2015, allora evolvi velocemente. Se tu invece stai qui e pensi che l'esterno sia separato da te e te la prendi con l'esterno, la tua evoluzione ha poche speranze, ecco, mi viene da dire. Quindi, fatto questo preambolo, abbiamo deciso di trasformare il progetto Bootcamp, proprio perché il nostro servizio è l'aiutare le persone ad evolvere e quello che noi sentiamo di voler attrarre, perché è ciò che riusciamo meglio a fare, è attrarre persone che sono già sveglie o che stanno già lottando con le unghie, con i denti per svegliarsi. Ok? Nel momento in cui noi vediamo questo, riusciamo a dare appieno il nostro servizio e riusciamo davvero a far sì che le persone facciano dei salti enormi. Per il resto, non vogliamo perdere tempo e non vogliamo farne perdere. Di conseguenza abbiamo deciso di attuare delle trasformazioni che poi vedrete sul mio sito. Se non avete mai visto il mio sito, andate su deboraluce.it, qua sotto metto il link, e se siete interessati appunto al progetto non più Bootcamp, ma formazione in Thailandia, andrete proprio nella casellina formazione in Thailandia. Intanto abbiamo cambiato il nome perché il primo grande cambiamento sta nel fatto che non prendiamo più persone che vogliono venire qua per trasferirsi. Cioè, se una persona è da tempo che lavora con noi, viene qua e la percepiamo sveglia, allora sicuramente noi siamo a braccia aperte e non vediamo l'ora di aiutare chi davvero è propenso. Ma non accogliamo più persone che non conosciamo, perché ci sono arrivate persone con dipendenze, con problemi di ogni tipo e che non ci avevano detto nella chiamata iniziale, e quindi non prendiamo più persone che non conosciamo, a meno che non facciano prima un percorso di coaching online e solo dopo capiamo se sono idonee e a quel punto possono venire. E non prendiamo più persone che vengono qua solo perché vogliono scappare dall'Italia, solo perché vogliono
illusoriamente cambiare la loro vita, perché non è spostandoti da una sedia all'altra che cambi la tua vita, ma è cambiando l'interno che cambi l'esterno. Poi sicuramente l'esterno influisce e ti può dare delle agevolazioni. Ovvio che se sei circondato da persone negative e vieni qua e sei circondato da anime nella gioia, è ovvio che è più semplice per te entrare in quello stato di gioia. Se sei immerso nella natura o sei nel traffico in tangenziale a Milano, è ovvio che la tua vibrazione ne subisce delle conseguenze. Nello stesso tempo, vogliamo dare la priorità e sottolineare la priorità del fare lavoro su di sé, cioè le persone che da oggi, da ora, accogliamo sono le persone che vogliono davvero fare un lavoro su di sé e vengono qui per fare un lavoro su di sé, che sia un ritiro di una settimana, un ritiro di 2 settimane, un ritiro di un mese, un ritiro di 10 giorni. Non importa, l'importante è che la priorità sia il lavoro su di sé. Se poi una persona viene qui e dopo il mese si vuole fermare, noi non ne rispondiamo. Se poi noi, perché sentiamo la persona in linea, perché si crea un'amicizia, perché si crea una connessione, con amore, senza nessun tipo di aspettativa, vogliamo aiutarla, vogliamo darle dei suggerimenti e così via, questo accadrà spontaneamente. Ma chiunque verrà qua non potrà avere l'aspettativa che noi li aiuteremo a fare cartoffie, documenti, cose varie e mi avevi detto questo e mi aspettavo quest'altro e cose di questo tipo. Niente di tutto ciò. Noi siamo dei coach, diamo la formazione. Tutto ciò che è extra sarà qualcosa in più perché lo sentiamo e non è un qualcosa che necessariamente sentiremo per tutti, non è scontato. Cioè, se sentiamo una persona in linea lo faremo, se non la sentiamo non lo faremo. Stessa cosa che è accaduto con le persone che sono venute qua, che con alcune ci siamo frequentati di più fuori dal discorso bootcamp e con altri non ci siamo mai visti, perché non sentivamo la risonanza e perché sentivamo che erano qui per raccontarsela fondamentalmente e per scappare dalla situazione in cui erano. Quindi, primi 2 punti fondamentali: non accettiamo più persone che non conosciamo, non accettiamo persone che vengono qua solo per scappare. La terza novità è che, a differenza del bootcamp che durava un minimo di un mese, ad oggi abbiamo deciso proprio di cancellare la parola bootcamp e di creare questi retreat, questi ritiri di formazione. Questi ritiri di formazione dureranno come minimo una settimana e le persone possono scegliere di venire qua per una settimana, per 10 giorni, per 14 giorni o per un massimo di un mese. Poi ripeto, ovviamente chi vuole fermarsi di più è libero di farlo. Ovviamente apro una parentesi, la Thailandia è aperta a tutti e chiunque può venire liberamente. Questi preamboli ci sono soltanto nel momento in cui una persona vuole venire qui e essere assistita da noi. Quindi le persone che vogliono venire qui e fare una vacanza per i cavoli suoi e magari ci conosce, è libera di fare quello che vuole, poi magari ci vediamo, ci beviamo un succo insieme, ci conosciamo e finisce lì la cosa. E l'abbiamo già fatto con diverse persone anche che abbiamo seguito in coaching, che poi sono venute qua in vacanza. Il discorso dei ritiri è diverso, nel senso che nel momento in cui una persona decide di fare una vacanza a ritiro, e tra l'altro è a tema adesso perché molti italiani vanno in vacanza proprio da agosto a settembre, quindi ecco, diamo questa possibilità di fare un ritiro super concentrato di una settimana di 10 giorni, perché effettivamente diverse persone anche che sono state in accademia con noi o che ho seguito individualmente mi hanno detto: Deborah, mi piacerebbe tanto venire in Thailandia, ma ho soltanto 10 giorni di ferie, ho soltanto 2 settimane di ferie e così via. E prima con solo il discorso mensile era un po' limitante per le persone che hanno bisogno di qualcosa di più concentrata. E per questo abbiamo deciso di accogliere chiunque voglia venire a fare dei ritiri di una settimana, di 10 giorni, di 2 settimane, fino al massimo di un mese.
Nel ritiro è compresa l'assistenza, quindi nel momento in cui una persona mi dice vengo qua, voglio venire qua a fare un ritiro, l'aiutiamo anche proprio ad avere gli strumenti per arrivare, l'aiutiamo a trovare il posto qui, l'alloggio dove stare, l'aiutiamo ad affittarsi la moto, la macchina, quello che preferisce, così via. E a differenza del bootcamp che portava la persona inevitabilmente ad avere tanto tempo da sola, ed è questo che faceva andare maggiormente di matto le persone, il ritiro è un concentrato. Quindi, mentre nel bootcamp avevi 30 sessioni di coaching che erano scandite nel corso del mese, nel ritiro hai una full immersion e quindi stai davvero tanto tempo con noi, tanto tempo sul pezzo e non hai tempo per fare altro fondamentalmente. Quindi, magari una persona che vuole farsi una settimana di ritiro con noi, le consigliamo, se le è possibile, di farsi una settimana di ritiro e poi magari sta 2 o 3 giorni in più, giusto per giustamente godersi l'isola, rilassarsi, godersi il posto. Poi ovviamente nella settimana diamo comunque delle ore anche per andare al mare, rilassarsi, vedersi un tramonto e così via, però ovviamente essendo una settimana è una full immersion ancora di più del bootcamp, è un concentrato e il percorso è su misura in base proprio alla quantità di tempo che la persona sta qui, quindi se la persona fa una settimana di formazione avrà un concentrato, se la persona fa 2 settimane di formazione ha un altro tipo di programma, se la persona fa un mese ha un altro tipo di programma ancora. E un percorso non è meglio dell'altro, perché avendo lavorato in tutti e tre gli ambiti posso dire che dipende da quanto vuoi davvero lavorare su di te, è quello che poi fa la differenza. Cioè, ho visto persone in ritiri di una settimana, i ritiri che facevo in Italia o che ho fatto in Egitto, e ho visto persone cambiare totalmente la loro vita grazie a quella settimana, perché hanno fatto il 100%. Hanno lavorato al 100%, si sono affidate al 100%, hanno riportato poi nella pratica, nella vita quotidiana, gli insegnamenti al 100% e hanno cambiato la vita al 100%. Come ci sono persone che hanno cambiato la vita facendo un bootcamp di un mese, come ci sono persone che hanno fatto 2 settimane di formazione e hanno cambiato la loro vita. Come ci sono persone che sono punto a capo dopo una settimana, dopo 2 settimane, dopo un mese. Qual è la differenza? L'affidarsi, parola chiave, più ti affidi e più tutto ti arriva, tutto si trasforma. Il metterti in gioco al 100% e il mettere in pratica anche successivamente. Cioè, mi affido totalmente alla guida, faccio tutto quello che mi dice anche se non capisco che cosa sia e perché lo dica. E questa è una bella prova per l'ego, soprattutto per noi italiani che abbiamo tante credenze sulla fiducia, la fregatura, perché noi in primis abbiamo improntata sta roba dentro, nella coscienza collettiva. Quindi il primo step, affidarsi. Se non ti affidi, torni a casa peggio di prima. Secondo step, mettersi in gioco al 100%, quindi sono qua, che sia una settimana, 2 settimane, un mese, faccio tutto quello che posso fare al 100%, senza sottrarmi a nulla, neanche a una sessione, cosa che molte persone non hanno fatto. Terzo step, riportare nel mio quotidiano, quindi nel momento in cui finisce la vacanza, finisce il ritiro, finisce la formazione, riportare nel mio quotidiano, cosa forse tra le tre anche la più complicata, tutto ciò che ho acquisito. Quindi, se ho acquisito la capacità di dedicare del tempo a me stesso, torno nel mio quotidiano e devo continuare a dedicare del tempo a me stesso. Se qui tutti i giorni meditavo, torno e tutti i giorni devo continuare a meditare. Poi, ovviamente, qui lavori H24 su di te. Capisco che in Italia le persone abbiano un lavoro, la famiglia, eccetera, non è che possono stare H24, ma come qui magari mediti 5 ore in una giornata, lì
almeno una mezz'ora dedicala alla meditazione, ecco, e riuscire a portare questo in piccola parte, un 10% nel quotidiano, questo porta poi a dei risultati a lungo termine. Ecco, questo sicuramente. Quello che posso dire è che non abbiamo la bacchetta magica è solo dentro di te e devi avere fiducia in tre cose. In te stesso, fondamentale. Se non ce l'hai, non ti preoccupare, affidati a noi e ci lavoriamo sul far emergere la fiducia in te stesso. Fiducia in te stesso, fiducia nella guida o nelle guide. Se non hai fiducia nelle guide, non fai niente. Fiducia nel processo, cioè vengo qua e mi fido quando faccio un bimbo interiore, mi fido quando faccio un processo di perdono, mi fido delle tecniche che vengono utilizzate, mi fido degli strumenti che mi vengono dati e così via. Quindi quando ci sono questi tre pilastri della fiducia, tutto avviene come per magia e la bacchetta magica funziona. Se uno di questi tre pilastri non è attivo, la bacchetta magica non funziona. E tornando al discorso di bacchetta magica, spesso le persone pensano voglio tutto e subito. Non è così che funziona. Cioè, l'illuminazione e il risveglio può avvenire in un istante, ma può volerci una vita. E non posso aspettare quell'istante senza fare niente, stando seduto sulla mia poltroncina, ma quello che devo fare è stare sul pezzo, lavorare su di me affinché quell'istante non veda l'ora di arrivare. Quindi per questo dico che chi davvero ha ottenuto i risultati, vai a vedere la testimonianza di Azzurra, è chi aveva già fatto formazione e lavoro su di sé con noi. Perché quando è venuta qua ha messo la ciliegina sulla torta e ora sta facendo la formazione per diventare coach. E quindi per dare quello che lei ha acquisito anche agli altri. Tra l'altro sta lavorando anche con i bambini, è una cosa bellissima perché i bambini sono il nostro futuro, quindi mettere dei semini ai bambini, come ha fatto un'altra cara anima che ha fatto un lungo percorso con noi. Il nome di iniziazione è Selvaggia, se guarda questo video le mando un abbraccio. Lei adesso, dopo anni di lavoro su di sé, tante consapevolezze acquisite, ha trasformato la sua vita e sta dando il suo servizio, aiutando i bambini, insegnando nelle scuole. Alzata, un'altra anima che ha fatto un percorso lungo di formazione con noi attraverso la nostra accademia, è insegnante in una scuola e sta dando i suoi semini a quelle creaturine. Un'altra, principessa guerriera, sono tutti nomi iniziatici che sono stati dati all'inizio del loro percorso evolutivo. Insegna alle superiori in una scuola a Napoli e sta dando la sua energia e i suoi semini a chi l'attrae fondamentalmente. E quindi ecco, questa è l'espansione della consapevolezza e il dare questo a noi dà una soddisfazione enorme, immensa, perché vuol dire che il nostro servizio non tocca più soltanto quella persona che noi abbiamo toccato, ma si espande. E andando a toccare i bambini va a risvegliare una nuova coscienza che si sta innalzando ed è potentissima questa cosa, è importantissimo questo. Quindi vedete il ritiro, la formazione, la possibilità di venire qui come una ciliegina sulla torta, un regalo che vi date, un premio che vi date dopo aver lavorato su di voi e non il contrario. Ok? Quindi, allora, le cose sono due. Se stai guardando questo video hai già fatto lavoro su di te con me o con Filippo o con la nostra accademia, le porte per te sono già aperte. Ok? Poi ovviamente c'è una chiamata, c'è tra virgolette una selezione, nel senso che le porte sono aperte a meno che tu non sia una di quelle persone che ha dato di matto, ma chi ha dato di matto è solo chi è venuto qua, le persone o chi voleva venire qua. Le persone che abbiamo seguito online hanno tutte ricevuto dei doni, dei risultati, ci hanno dato soddisfazioni e abbiamo tantissime testimonianze che potete vedere sul mio canale YouTube. E
Se invece sei tra quelle persone che non ha mai fatto formazione con me o con Filippo, allora vedi il ritiro qui in Thailandia come una ciliegina sulla torta a un percorso che prima è importante che tu faccia. Non è che deve essere un percorso annuale per forza, eh? Basta che siano quelle 6, 7, 8 sessioni di formazione in modo da andare ad alleggerirti, a prepararti ad un viaggio del genere, a levare i primi blocchi, i primi traumi, gli strati più grossolani di pesantezza che hai addosso. E una volta che hai fatto questo, nel momento in cui ti sentiamo idoneo, ti diciamo puoi venire, sei accolto qui al ritiro. E vedrete che è davvero un'esperienza meravigliosa in cui si è pronti ad accoglierla. Quindi, se stai pensando a vivere le tue vacanze in una maniera alternativa, a fare un'esperienza di questo tipo, ma hai pochi giorni perché con il lavoro hai difficoltà e così via, o con i parenti, con i genitori, con il marito, non riesci ad assentarti più di tanto, ecco, sai adesso che hai questa opportunità di un ritiro di una settimana full immersion, o di 10 giorni, o di 2 settimane, fino a un massimo di un mese. Per noi sarà un piacere accoglierti nel momento in cui sentiamo che sei pronto, che sei pronta. Ovviamente ci sarà sempre una telefonata prima, ci sarà il supporto per venire qui, il supporto una volta che si è qui. E quello che posso dire è che è un viaggio senza ritorno, nel senso che vieni. E anche se torni dopo una settimana, 10 giorni, hai una trasformazione, hai una trasmutazione nel momento in cui ti metti in gioco al 100%. E quando torni nella zona di comfort, con quel cambiamento dentro, di conseguenza naturale, anche l'esterno lì si trasforma. Perché cambia il tuo atteggiamento, cambia il tuo approccio alla vita, cambia il tuo modo di fare, di dire, di pensare, e quindi cambiano le persone intorno a te, cambiano le situazioni, cambiano le dinamiche e così via. Ti aspettiamo. Se vuoi saperne di più, scrivimi in privato oppure visita il mio sito, trovi il link qua sotto. Per il momento è tutto. Ti mando un grande abbraccio di luce. Se hai ancora dei dubbi, guarda le testimonianze, quindi non credere tanto a quello che dico io, ma guarda le testimonianze di tutte le persone che hanno lavorato con noi, e potrai ancora di più sentirti connesso e pronto per fare questo salto. Un abbraccio, namaste, illumina il mondo.